La concentrazione ritenuta normale è di 15 milioni per millilitro. Ora, negli ultimi 40 anni, il numero degli spermatozoi nei maschi europei, nordamericani, neozelandesi, australiani è diminuito della metà, passando da 99 milioni a 47 milioni per millilitro. Lo dice uno studio israeliano che ha messo insieme 185 ricerche fatte nel corso degli anni. Anche i cinesi non stanno tanto bene. Hanno osservato 30.000 maschi negli ultimi 15 anni fra i 22 e i 44 anni. La diminuzione della concentrazione è quasi del 40%. Dovremmo preoccuparci? Pare di sì, perché oltre a diminuire inesorabilmente il numero, è anche una questione di qualità. L'ha studiata per 50 anni l'Università di Copenaghen. Risultato: diminuzione complessiva della fertilità maschile in concomitanza di tumori ai testicoli e disfunzioni causati da cosa non si sa. L'Università di Napoli invece ha osservato 85 uomini che lavorano ai caselli autostradali e lo studio dimostra che l'esposizione continua agli ossidi di azoto e al piombo danneggia la qualità dello sperma negli uomini giovani e di mezza età. C'è poi lo studio sugli effetti del cellulare, coinvolti 32 uomini in salute e i campioni esposti per 5 ore alle radiazioni. Risultato: frammentazione del DNA e riduzione della mobilità degli spermatozoi, diventano lenti. Ora, fra le coppie sterili che si sono rivolte alla fecondazione assistita dall'Istituto Superiore di Sanità sappiamo che l'infertilità maschile è del 29,3% ed è dovuta anche alla qualità degli spermatozoi e l'esposizione a radiazioni, sostanze tossiche, inquinanti di traffico urbano, pesticidi, materie plastiche e fumo di sigaretta gli fa male. Sappiamo anche che in Italia una coppia su 5 ha delle difficoltà a procreare per vie naturali, il doppio rispetto a 20 anni fa. Ma le cause della infertilità riguardano il 40% i maschi, il 40% le femmine e il 20% la coppia. Insomma, è un problema, tant'è che il 27 maggio del 2015 il ministro della Salute Lorenzina annuncia un piano nazionale per la fertilità. Nasce il Fertility Day e viene annunciata l'istituzione di un master specializzato in medicina della fertilità. Che fine ha fatto? Zero. Non ne sappiamo più nulla. Due informazioni però possiamo darvele anche noi. Le ragazze ogni tanto dal ginecologo ci vanno, anche voi maschietti qualche volta fatevi vedere dall'urologo e il telefono magari non tenetelo sempre in tasca. Per tutti fumare meno e almeno gli aperitivi non prendeteli sempre in mezzo al traffico. Mica vogliamo rischiare davvero l'estinzione della razza bianca, come dice l'aspirante governatore Fontana.